Era annunciata ed attesa, ma l'entrata in vigore ieri a Milano dell'estensione dell'area C alle auto a GPL e a metano è stata comunque accolta da contestazioni e perplessità ed ha riacceso le polemiche politiche sulle strategie ambientali della giunta guidata da Giuseppe Sala. I limiti territoriali dell'area C sono rimasti invariati. L'area comprende il centro storico della città, è attiva solo nei giorni feriali e prevede restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli e il pagamento di un ticket di 5 euro al giorno per altre. L'obiettivo è quello di ridurre traffico e inquinamento. Le nuove norme estendono il pagamento del ticket anche alle auto a GPL e a metano, fino a ieri escluse, e mirano ad avere in centro 7.000 auto in meno. È presto per fare valutazioni sull'efficacia del provvedimento e sulle sue conseguenze per automobilisti, residenti e commercianti. Ieri, superlavoro dei call center del comune e tante lamentele di chi ha dovuto per la prima volta pagare. Dei 6.500 ticket acquistati, 2.950 sono stati infatti per auto GPL e metano. Tensioni maggiori si registrano però su un altro provvedimento comunale annunciato, l'estensione territoriale della zona a basse emissioni, all'interno della quale, cioè, potranno circolare solo i veicoli più puliti. Entrerà in vigore in ottobre e comprenderà un'area di 130 km quadrati e più di 1.300.000 abitanti, pari al 96% dei residenti. Sugli ingressi in città vigileranno 150 telecamere e l'obiettivo è impedire l'accesso in Milano ad almeno 40.000 veicoli diesel di classe Euro 3. Un provvedimento che, secondo le opposizioni, inciderebbe poco sull'inquinamento e colpirebbe invece i più poveri. Statisticamente, si fa notare, i veicoli più vecchi sono delle persone più anziane e di quelle che avrebbero più difficoltà ad acquistare veicoli nuovi e meno inquinanti.